Ciao a tutti, eccomi tornata da voi con un nuovo video. Nuovo video appartenente alla serie che ho deciso di girare sugli ostacoli, quelli che sono i problemi con il cibo che molte persone si trovano a dover affrontare e che spesso ci impediscono di seguire un nostro percorso e di raggiungere alcuni obiettivi, alcuni risultati. Oggi, come promesso nel video precedente, vi parlerò dei cosiddetti cravings, cioè le voglie matte, che ci prendono all'improvviso e alla sprovvista di un determinato cibo, di un determinato alimento che consideriamo come proibito, come vietato, come una cosa che fa male, che assolutamente non potremo mangiare perché fa ingrassare, e però è buonissimo e ci fa impazzire, e il solo pensiero ci fa salivare e venire l'acquolina in bocca. Che cos'è un craving? È un desiderio intenso e irresistibile, quasi incontrollabile, impulsivo, che ci spinge a consumare un determinato cibo, che ce lo fa diventare quasi un'ossessione, un pensiero, un chiodo fisso. Ci pensiamo durante la giornata, lo desideriamo ardentemente, lo vogliamo andare ad acquistare, a mangiare in grandissime quantità. È molto difficile convivere con questi cravings per una persona che sta cercando di rientrare nel proprio fabbisogno calorico o per mantenere il peso o per dimagrire, poiché spesso sfociano in dei veri e propri attacchi di abbuffate o binge eating, ovvero noi cediamo al nostro craving, andiamo a procurarci quel determinato cibo e ne mangiamo il più possibile, una quantità enorme, poiché pensiamo: è solo per questa volta, da domani poi non lo dovrò più mangiare, non lo potrò più mangiare chissà per quanto tempo, chissà quando mi ricapita, devo approfittarne adesso per mangiarne una quantità quanto più abbondante possibile. Va a finire che ci riempiamo fino a scoppiare di quel cibo e che non ci sentiamo nemmeno soddisfatti, anzi la soddisfazione non la vediamo manco col binocolo perché siamo travolti dai sensi di colpa, ci sentiamo male fisicamente, lo stomaco è troppo pieno, ci assale il senso di nausea. Alla fine quel cibo neanche ce lo siamo gustato, non ci siamo neanche accorti che ce lo siamo mangiato perché mentre eravamo intenti ad assumerne una quantità quanto maggiore possibile, avevamo in testa tutti questi pensieri autodistruttivi che ci hanno pure impedito di gustarcelo. Pertanto questi cravings, queste voglie matte, sono veramente un'arma a doppio taglio, cioè da una parte ci fanno soffrire perché desiderare ardentemente qualcosa che secondo noi non possiamo concederci, e già questo è terribile, dall'altra poi, siccome prima o poi si cede, perché è fisiologico, non siamo delle macchine e non abbiamo una forza di volontà di ferro, una volta che cediamo lo facciamo in maniera incontrollata, in maniera compulsiva, e va a finire che ci sentiamo pure male e apportiamo dei danni non solo al nostro fisico, ma alla nostra emotività. Ci sentiamo un fallimento, ci sentiamo sempre più fragili, la nostra autostima cala perché diciamo di nuovo non sono stata in grado di resistere a questa voglia assurda di questo cibo, ma insomma non sono proprio buona a nulla. Tutto questo ovviamente ci fa soffrire, ci allontana sempre di più da un sano ed equilibrato rapporto con il cibo, ma soprattutto dalla serenità del mangiare tranquillamente quello che ci piace, raggiungendo i nostri obiettivi nel tempo. Qual è il consiglio che spesso viene dato alle persone che soffrono di cravings? Gli viene detto: hai tanta voglia di un determinato alimento? Tu non lo mangiare più. Eliminalo completamente dalla tua alimentazione e vedrai che dopo un po' la voglia comincia a calare, perché tu meno mangi determinati cibi che hanno un effetto che danno quasi dipendenza all'organismo perché sono ricchi di zuccheri e via dicendo, e meno ti sentirai attaccata a quel cibo, pian piano te lo dimenticherai e non lo vorrai più, non ne sentirai più il bisogno a un certo punto. Scommetto che già diverse persone, anche autorevoli, anche magari dei nutrizionisti, vi hanno consigliato di fare così. Oppure, altro consiglio che viene dato di solito: ah, ma se ti viene una voglia, togliti lo sfizio, mangiano un pezzettino una volta ogni tanto, va bene, un cioccolatino una volta alla settimana, che vuoi che sia, però ti togli la voglia. Ti togli la voglia. Cioè, raga, io non so voi, ma se a me mi assale la voglia di qualche cosa, se ne mangio un pezzettino così piccolo, a me mi si sveglia il mostro, termine tecnico per indicare che mi scatta il matto che me ne devo mangiare tanta di quella cosa, cioè non me ne basta un pezzettino, anzi è peggio, mi si moltiplica semmai la voglia di quel cibo.
e che ve lo dico a fare, il consiglio di eliminare completamente quel cibo dalla vostra dieta, sperando di dimenticarvelo, sperando di non pensarci più, di allontanarvene, di staccarvene, naturalmente non mi trova d'accordo, perché voi sapete bene, ormai seguendo il mio canale, che la privazione, l'autoimposizione di non mangiare determinati cibi, secondo la mia personale opinione, ha effetti solamente disastrosi e catastrofici. Sentite invece che cosa ho fatto io per liberarmi dei cravings e delle voglie matte che avevo. E lo faccio tuttora quando me ne viene una. Vi racconto una bella storia, una storia che si intitola Super Aletta e i cereali. C'era una volta Aletta che adorava tantissimo i cereali da prima colazione, i Chocos, i Cheerios, i Coco Pops, pure gli Special K mi piacevano tantissimo, io amo tutti i cereali da colazione, però il mio problema era che percepivo questi alimenti come troppo ricchi di zuccheri e quindi me li vietavo. Al massimo sentivo che potevo mangiarne una porzione da 30 grammi come indicato sulla scatola, vi parlo di tanti anni fa. E oltre a quella io non andavo e comunque cercavo di mangiarli raramente perché avevo letto che l'indice glicemico era elevatissimo, che stimolavano troppo l'insulina, che non andavano mangiati, quindi per me era, diciamo, un cibo un po' tabù, era diventato, e però siccome piaceva tantissimo chiaramente li desideravo ardentemente e me li sognavo la notte. Un bel giorno, quando ero a buon punto del mio percorso personale di cercare di fare pace con il cibo, di riacquistare un sano rapporto con l'alimentazione, avendo letto, avendo studiato, avendo capito, avendo riflettuto tanto, fatto tanta introspezione, avevo cominciato l'approccio flessibile alla dieta, cioè la cosiddetta flexible diet, ed ero in una fase in cui stavo ancora dimagrendo, volevo dimagrire, perdere peso e quindi cercavo di limitare le calorie, cercavo di tenermi in un apporto calorico tale da generare un deficit energetico che mi facesse costantemente, lentamente perdere peso. E che cosa ho cominciato a fare? Era estate, ho cominciato a cenare tutti i santi giorni con il latte e i cereali, perché volevo sperimentare, volevo provare questa cosa del if it fits your macros, cioè del cerchiamo di inserire i macronutrienti, di raggiungere quelle quote di macronutrienti e di calorie indipendentemente dalle fonti, volevo vedere se funzionava lo stesso, sperimentare sulla mia persona se mi avrebbe fatto comunque dimagrire, mangiare determinati cibi che consideravo troppo ricchi di zuccheri, con un indice glicemico troppo elevato, che non mi avrebbero mai fatta dimagrire, anzi mi avrebbero fatta ingrassare. Ho cominciato a inserirli tutti i giorni a cena, sostituendo proprio il pasto principale della mia giornata, cioè la cena, completamente con un ciotolone di latte e cereali. Raga, non vi parlo di un'insalatiera, cioè la mia porzione della cena dei cereali era costituita da 125 grammi di cereali misti, perché io mi piace il mischione, mi piace fare mischiare i fitness della Nestlé che sono buonissimi, li utilizzo come base del mio mischione e poi ci aggiungo o i Cheerios o quegli altri al miele a forma di chicco o i Chocos, quelli che mi vanno, no? C'avevo sempre 3-4 pacchetti di cereali nella dispensa e cenavo con un terzo di pacco di cereali come quantità più 250 ml di latte, che era a volte intero, a volte parzialmente scremato, a seconda dei grassi che avevo consumato anche durante il resto della giornata. Raga, era bellissimo, tornavo a casa, mi mettevo sul divano davanti a un bel documentario, una bella serie TV che mi piaceva, col mio ciotolone insalatiera pieno di cereali che non mi sembrava vero potessero essere tutti per me, e me li mangiavo a cena e la mia soddisfazione era estrema, immensa. Io ero talmente felice di starmi mangiando tutti quei cereali che non mi pareva vero. Allora passarono i giorni, passarono le settimane, passarono 2 o 3 mesi e io persi qualche chilo ugualmente. Constatai che nonostante stavo mangiando tutti i giorni al posto della cena latte e cereali in quantità molto abbondanti, io ero dimagrita ugualmente. Questa fu una delle prove per me che l'approccio flessibile alla dieta funzionava. Ma la cosa interessante che successe è questa. Dopo 2 o 3 mesi, io a un certo punto mi svegliai una mattina, o meglio, arrivai a casa una sera e pensai, ma lo sai che c'è? A me non mi vanno i cereali con latte, mi va qualcos'altro.
incredibile, mi ero stufata di una cosa che per me rappresentava una delizia, una cosa... Improvvisamente questi cereali li vedevo come semplicemente un cibo, uno dei tanti cibi che potevo mangiare, buoni per carità, ma niente di speciale, niente di trascendentale. Li avevo riportati allo stesso livello di tutti gli altri alimenti, non erano più per me qualcosa di proibito, qualcosa da desiderare ardentemente. Erano diventati un alimento come un altro, soltanto cereali. Una svolta epocale. Capita questa cosa, sentendomi finalmente libera da questa dipendenza da cereali, decisi di provare ad abbattere anche i cravings che avevo per altri alimenti. E quindi ci fu la fase dei biscotti, ci fu la fase della pizza bianca ripiena di salumi, che anche per me è una cosa che mi piace talmente tanto. Uno ad uno riuscii ad eliminare questi cravings, cioè a prendere questi alimenti dal loro piedistallo di incredibile bontà, qualcosa da desiderare ardentemente, riportandoli al livello di tutti gli altri cibi, semplicemente biscotti, semplicemente patatine, semplicemente pizza con la mortadella, alimenti come tutti gli altri. Improvvisamente quegli alimenti, a forza di mangiarli, che cosa succedeva? Che perdevano quel potere assurdo che avevano su di me, perché diciamoci la verità, gli alimenti per i quali abbiamo dei craving, delle voglie matte, hanno un vero e proprio potere assoluto su di noi, il potere di farci perdere completamente il controllo, e questo non va bene. Il controllo ce lo dobbiamo avere noi, non loro. Non è possibile che davanti a quegli alimenti noi siamo deboli, indifesi e non riusciamo a resistere, e va a finire che ce ne scofaniamo una quantità industriale sentendoci in colpa, sentendoci male, con tutte le conseguenze del caso. Vi ricordate da bambini quando volevamo tantissimo un giocattolo che vedevamo in televisione, per esempio, oppure al negozio di giocattoli in una vetrina? Ci fissavamo con quel giocattolo, cominciavamo a rompere l'anima a nostra madre, a nostro padre, o chi per loro, di comprarci assolutamente quel giocattolo. Ti prego mamma, ti prego, voglio quella bambola, quel robot, quel qualunque cosa fosse. Quando finalmente ci veniva regalato quel giocattolo per il compleanno, per Natale, per qualunque altra occasione, lì per lì eravamo i bambini più felici del mondo. Prendevamo quel giocattolo e non facevamo altro che giocarci tutto il giorno, tutti i giorni ci svegliavamo: che bello, un giocattolo nuovo, finalmente c'ho sta Barbie, c'ho sta bambola. E poi a un certo punto succedeva l'inevitabile, cioè ci stancavamo di quel giocattolo, cominciavamo a giocarci meno, a preferire gli altri giocattoli che avevamo già, finché a un certo punto non ci giocavamo più. E nostra madre, il classico proprio, si accendeva la lucetta: te l'avevo detto che ti saresti stufata di quel giocattolo, ti piaceva tanto, lo volevi tanto e adesso non ci giochi più. Adesso vabbè, abbiamo scherzato, abbiamo riso, però pensateci seriamente, questo meccanismo funziona anche negli adulti per quanto riguarda il cibo, per esempio, oltre a tante altre cose. E chiaramente ci sono le eccezioni, ci sono le passioni travolgenti per qualcuno, per un partner, per una persona, per uno strumento musicale, per uno sport. Ci sono passioni intense che durano a lungo, però di solito gli oggetti o i cibi tendono a stancare quando vengono utilizzati o mangiati sempre, 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 frequentemente, costantemente, per un periodo di tempo abbastanza lungo. Sfido chiunque: vi piace la cioccolata? Mangiatevi una tavoletta di cioccolata al giorno per 3 mesi. Dopo 3 mesi ne riparliamo e mi dite se vi piace ancora la cioccolata. Sicuramente sarà sì la risposta. E se vi va di continuare a mangiare sta cioccolata tutti i giorni, sicuramente mi risponderete: no, adesso la guardo e è buona, per carità, però è solo cioccolata. Ecco, ed è questo l'approccio sano verso gli alimenti. Quindi adesso tocca a voi, vi chiedo: quali sono i cibi di cui di solito avete una voglia incontrollabile, un vero e proprio craving che vi fa soffrire? La pizza, la pasta asciutta, le patatine, la cioccolata, i biscotti? Bene, sceglietene uno, quello che proprio vi fa più uscire fuori di testa per quanto lo volete mangiare, e cominciate a sostituire la cena tutti i giorni con quell'alimento, cioè, ma dedicategli un buon 40% delle vostre calorie quotidiane, ma anche di più, insomma tutte le calorie che dedichereste alla cena, al pasto principale della giornata, sostituitele completamente con quell'alimento.
Mantenetevi su un apporto calorico totale giornaliero tale da non farvi ingrassare, quantomeno. Se volete stare in deficit, potete stare in deficit. Però chiaramente, come dicevo anche nell'altro video, la priorità quando si soffre di abbuffate compulsive o di questi problemi qui è quella di risolverli prima ancora di provare a dimagrire. Poi nel mio caso io sono riuscita pure a dimagrire, ma non me l'aspettavo. Però non è detto che voi vogliate farlo. Potreste volervi mantenere su un apporto calorico generoso di mantenimento del vostro peso, in modo da poter davvero dedicare tante calorie all'alimento problematico per voi e mangiarlo davvero a sazietà tutti i giorni. Mangiatelo per un mese, per due mesi, per tutto il tempo necessario. Magari vi basteranno 2 settimane, probabilmente vi basteranno 2 o 3 settimane, per arrivare al punto in cui lo guardate e dite: ma lo sai che c'è? Mi sa che non mi va più questa cosa, mi sa che sono soddisfatta, mi sa che sono sazia non solo fisicamente ma anche mentalmente e psicologicamente di mangiare questo alimento. Non mi va più, voglio qualcos'altro. Quando arrivate a quel punto vi sarete resi conto che quel cibo avrà perso quel potere su di voi e quel craving lo avrete eliminato. Per carità, continuerà a piacervi tantissimo quell'alimento, non è che vi avrà fatto venire la nausea, anzi quando lo rimangerete, vi capiterà di rimangiarlo in futuro, comunque lo gusterete tantissimo, ma cambierà completamente la vostra maniera di vedere quel cibo e non ne avrete più una voglia smodata, perché conserverete nella memoria il tesoro di quell'esperienza di averlo mangiato tutti i giorni per tanto tempo e quindi penserete anche: vabbè, ma io cioè l'ho mangiato così tante volte quell'alimento che adesso magari me ne va un altro. Insomma, in poche parole, sarà diventato un cibo come un altro e questa è la vittoria per noi che soffriamo di questi problemi. Oh, perché la cena? Perché consiglio di sostituire proprio la cena e non per esempio la colazione o il pranzo? Perché secondo me la cena rappresenta il momento in cui torniamo a casa a fine giornata, abbiamo lavorato, abbiamo faticato, siamo stati dietro a tante cose. Finalmente la sera è il momento di rilassarsi, di dedicarsi a qualcosa di piacevole. E quale momento migliore per goderci il nostro cibo preferito in santa pace? Tra l'altro, durante il resto della giornata saremo molto più motivati a mantenere il nostro regime alimentare che ci siamo impostati, sapendo che poi la sera avremo la nostra bellissima ricompensa di poter mangiare ciò che più ci piace. Tra l'altro, spesso questi alimenti di cui abbiamo queste voglie smodate sono alimenti dolci, alimenti quantomeno ricchi o di zuccheri o di grassi o di entrambe le cose. Questi alimenti tendono a saziare lì per lì, a soddisfare lì per lì, ma dopo un paio d'ore innescano una cascata di reazioni nell'organismo che portano ad avere una fame più evidente, più importante. Quindi conviene mangiarli la sera, in modo che poi, anche se ci dovesse venire fame, non ce ne accorgiamo perché stiamo dormendo, perché a un certo punto, dopo un paio d'ore, 3 dalla cena, noi ce ne andiamo a dormire e dormendo non ci accorgiamo di avere più fame, perché durante le 8 ore del digiuno notturno poi ci svegliamo ed è come se non fosse successo niente, ricominciamo normalmente con la nostra giornata, anziché per esempio se ce le mangiamo a colazione, poi stiamo tutta la giornata con questo livello di fame aumentato. E qui ecco, qualcuno mi chiederà anche: ma è sano fare così? Cioè dedicare così tante calorie della propria alimentazione a alimenti magari poveri nutrizionalmente parlando, come possono essere le patatine, come erano nel mio caso il latte e cereali? È salutare fare una cosa del genere? La mia risposta è sì. Sì, nel senso che questa tecnica, questa strategia va a risolvere un problema di binge eating. E mi avete detto niente? Chiedetevi piuttosto se è sano avere episodi di abbuffate compulsive, oppure se è il caso di risolvere questo problema, magari con un paio di mesi dedicati a guarirci da questo problema e comunque per un periodo di tempo limitato. Quindi nessuno ha detto che voi per tutta la vita dovete sostituire la cena con latte e cereali o con una tavoletta di cioccolato. E inoltre, durante il resto della giornata, da mattina e sera, voi comunque vi impegnerete a consumare cibi ricchi di nutrienti, a dare al vostro corpo tutto ciò di cui ha bisogno, poiché andrete ad inserire questo alimento craving al posto della vostra cena, ma nell'ambito di un piano alimentare giornaliero globalmente sano,
in cui inserirete la giusta quantità totale di proteine, la giusta quantità totale di carboidrati e di grassi, in cui consumerete anche delle verdure, della frutta, cioè non è che vi state nutrendo improvvisamente esclusivamente di quell'unico cibo per 2 mesi, no, lo state mangiando tutte le sere a cena, ma nel resto della giornata ci sono anche altri pasti nei quali avrete l'accortezza di dare quanti più nutrienti possibili al vostro organismo. Per cui è perfettamente compatibile con la salute questo approccio. A un certo punto finisce, voi vi siete liberati del vostro craving e vi incominceranno a bastare quantità minime durante la giornata di questi alimenti un po' più poveri, un po' più ricreativi. Come vedete me mangiare la Kinder Brioche ogni tanto, la Camilla ogni tanto, un po' di patatine qua e là. Ma non è che me li mangio più in quantità industriali, io non mi sono mai più mangiata 125 grammi di cereali con il latte. Va bene, abbiamo finito, per oggi vi lascio e noi ci vediamo al prossimo video. Non vi svelo di cosa parlerà perché in realtà non l'ho ancora deciso, c'è una lista lunga così di cose di cui vorrei parlare e sceglierò di volta in volta quale argomento trattare. Per adesso vi ringrazio tantissimo di avermi seguita, grazie per tutto il sostegno che mi date anche su Instagram, grazie per tutti i like che mi mettete, grazie per i commenti, per le vostre domande, siete sempre super interessanti e mi fate sempre un sacco di domande. Vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Muah!